Gran rimonta dell'Atletico Vieste che mette KO il Casarano, giunto sulle rive del Pizzomunno con l'intento di far propria l'intera posta in palio. Una vittoria più che meritata da parte dei garganici, i quali per tutti i 94 minuti di gioco hanno tenuto testa alla capolista che probabilmente ha sottovalutato più del dovuto gli avversari di turno. Fortuita la rete del vantaggio delle Cesi, giunta al 16° del primo tempo, a causa della improvvisa scivolata del difensore Sollitto per il terreno bagnato dalla pioggia caduta durante la notte, che permetteva a Dirito di servire la corrente Mincica, il quale solo di fronte al portiere mandava facilmente in rete. In avvio di gara al quarto, Palmisano dalla destra tentava la via del gol con un traversone che Tucci era bravo a respingere, mentre sul fronte opposto al 13° azione congiunta del Vieste con Caruso che serviva in profondità Mosca, triangolazione di questi con Di Nardo e Sciacca e conclusione neutralizzata da Montagnolo. Al 33° Sciacca ci provava con una bella conclusione dal limite, mentre al 39° gli ospiti erano costretti a sostituire il portiere Montagnolo, infortunatosi a causa di un violento scontro con Di Nardo, con il secondo Grasso. Nella seconda frazione di gioco, dopo il consulto nello spogliatoio, i ragazzi di Mister Bonetti davano il meglio di sé, concedendo davvero poco agli avversari. Da segnalare solo una incursione di Caputo dalla sinistra al secondo che Tucci parava facilmente e la conclusione di Palmisano al 30°. Poi la rimonta del Vieste. Al 33° il subentrato Sasà Raiola, giovane promessa del calcio non solo dilettantistico, liberandosi di tre avversari riusciva a sfondare il muro difensivo leccese e a pareggiare con uno splendido rasoterra sul secondo palo. Un gol che faceva esplodere Riccardo Spina e che premiava gli sforzi della compagine viestana. Alla timida reazione degli ospiti seguiva il raddoppio dell'Atletico Vieste con l'eurogol di Angelo Colella, icona della formazione garganica, il quale dai 30 metri mandava in rete all'incrocio. Un gol di straordinaria fattura da vedere e rivedere ed inserire negli annali dell'Atletico Vieste. Nei minuti finali i garganici riuscivano a gestire bene il risultato e a spegnere ogni tentativo di pareggio da parte degli ospiti che capitolavano al 95° al triplice fischio del signor Silvestri di Roma. La vittoria odierna consente al Vieste di avanzare sempre più in alto in classifica e a posizionarsi a ridosso della griglia dei playoff, ma per il momento si pensa alla salvezza e a conservare il titolo, che rimangono gli obiettivi principali. Poi si vedrà.